cordiale saluto di benvenuto alle telespettatrici e telespettatori del Consorzio dell'Ambiente che in questo momento ci stanno vedendo in diretta streaming, le diavolerie. E naturalmente siamo in collegamento sempre streaming sulla pagina referendum costituzionale. Perché votare no a questa legge che devasta la nostra Costituzione? Riforma o deforma costituzionale? Il titolo di questo nostro primo incontro che ci auguriamo possa continuare di qui a ottobre, perché dobbiamo bucare l'opacità dell'informazione nazionale pubblica e privata. Speriamo di essere smentiti rapidamente. Il presidente Alessandro Pace si è rivolto all'Agcom, naturalmente c'è proprio un muro di gomma come naturalmente l'Italia ormai conosce da tempo. Ma abbiamo il grande piacere di avere qui in studio il presidente, il professor Gustavo Zagrebeschi, al suo fianco il giovane studente di giurisprudenza all'Università di Catania Alessio Grancagnolo, che fa parte del coordinamento per la democrazia costituzionale. Tutti lo avete visto e conosciuto per quella immagine virale che ha fatto il giro nella rete, una delle positività della rete quando viene ben usata. In questo devo dar ragione al professor Umberto Eco, disse: usate la rete ma con coscienza e conoscenza. Professor Gustavo Zagrebeschi è il professore emerito di diritto costituzionale di Torino, è stato presidente della Corte Costituzionale, della quale è stato membro dal 1995 al 2004. È presidente onorario dell'Associazione Libertà e Giustizia. Naturalmente non ha bisogno di presentazioni, ha scritto molto, si è speso molto. Io qui tra le tante sue interviste ho quella rilasciata al Fatto Quotidiano, perché votare no, preferiremmo di no alla scostituzione. Poi c'è quell'intervista che ha rilasciato al già direttore della Repubblica Ezio Mauro, che il professore conosce dai tempi della Stampa, il mio no per evitare una democrazia svuotata. E qui il cronista di strada dice: speriamo che Eugenio Scalfari, che ormai gli auguriamo altri 100 anni di vita, non faccia i soliti distingui leguleri. Però, caro Matteo, se tu mi cambi l'Italia come io voterei, sì, se non lo cambi voterò no. Non ne possiamo più, né di lui, di un altro signore che si chiama Sabino Cassese, di Luciano Violante, lasciando perdere poi la dottoressa Anna Finocchiaro. Professor Gustavo Zagrebeschi, a lei, l'attendono tutti. E naturalmente, perché votare no a quella che Marco Travaglio, uno dei pochi, ci sta spendendo come dell'ambiente, e questa sera terrà proprio uno dei suoi spettacoli contro questo referendum, perché qui stiamo parlando di una democrazia plebiscitaria, ancorché ne dica il professor Pasquino, che leggiamo sempre con molto affetto, ma è inutile rifarci all'Ottocento. Oggi siamo nell'epoca delle oligarchie, nell'epoca del potere della rete, nell'epoca delle persone che vengono diseredate dai luoghi di lavoro. Torino naturalmente ne è un esempio, mentre a Wolfsburg la Germania ha creato un impero, Agnelli con Cucce, con Romiti lo hanno distrutto. E quindi voglio dire, la storia è lunga e complessa. Professore, da che parte devo cominciare? Come vuole lei, ne ha la facoltà, sì, come presidente. Non è, cominciamo non a far dire perché debbono votare no. I giovani l'hanno capito. No, intanto vorrei dire subito una cosa: io non sono qui come tutte quelle cose che lei ha ricordato, presidente, ex presidente. Sono un normale cittadino che cerca di fare uso delle sue poche residue capacità intellettive, come tutti noi, che saremo chiamati a pronunciarci su questa riforma nel mese di ottobre. Non sappiamo ancora quando, ma insomma quello è il periodo. E come povero raziocinante
Sono stupito, forse anche voi siete stupiti, del fatto che gli autori di questa riforma sono loro stessi i primi a parlarne male. E non solo gli autori della riforma, ma anche molti di quelli che dicono andremo a votare sì, quindi per sostenere questa riforma. Qualcuno dice addirittura, usando parole che io non userei così brutali, che è una schifezza, ciò non di meno voto sì. Il, o la ministra delle riforme, Maria Elena Boschi, ha detto va bene, questa è la riforma, io l'avrei fatta diversa, e però questa è la riforma. Il Presidente del Consiglio, bisognerebbe anche chiarire, voteremo ad ottobre sulla riforma costituzionale, ma la riforma costituzionale è strettamente intrecciata dal punto di vista del significato costituzionale generale alla legge elettorale, e il Presidente del Consiglio appena l'altro giorno ha detto ma io non è questa la mia legge elettorale, la mia legge elettorale sarebbe stato il ritorno al Mattarellum. Dunque noi abbiamo un Italicum, abbiamo avuto un Consultellum, abbiamo avuto un Porcellum, e prima di tutto ciò avevamo il Mattarellum, che tutti hanno, a suo tempo hanno detto bisogna superare. Adesso invece si dice da parte, anch'io lo direi, rispetto alla legge attuale, il Mattarellum certamente era qualcosa di molto meglio. Tra l'altro questa sequenza ci dice che cosa? Che bisogna fare attenzione alle novità purché sia, perché queste quattro scansioni dal Mattarello ad oggi sono scansioni sempre per il peggio. Rimpiangiamo quello che c'era prima dicendoci ma forse sarebbe stato meglio essere prudenti. Ma insomma, chiusa questa parentesi, se avessimo tempo ce l'avremo, vedremo in che senso per esempio l'Italicum è peggio del Porcellum, è tutto dire. Insomma, certo, quando uno va in giro per l'Europa in convegni tra costituzionalisti e dice ma noi abbiamo una legge elettorale che si chiama Porcellum, non è facile giustificare la propria, che è stato il suo ideatore, che no? È stato definito come tale proprio da chi l'aveva voluto, dal Calderoli. Allora voglio dire, ci troviamo in questa situazione di doverci pronunciare su un testo legislativo costituzionale. Dire costituzionale significa già indicare l'importanza per la nostra vita, non è un dettaglio, e soprattutto poi le norme costituzionali sono destinate a durare, perché poi è difficile modificarle, ce la terremo, ecco, se passa sì ce la terremo. E su questa legge elettorale molti dicono è una schifezza, l'avrei voluta diversa, cioè non di meno la sostengo. Allora, domanda da fare ai nostri telespettatori: vi sembra una posizione ragionevole il dire non mi piace, l'avrei voluta diversa, però bisogna sostenerla? Allora, qui secondo me va fatto un appello al senso critico, alla capacità di discernere, alla necessità di informarsi, a non cadere nelle frasi fatte, negli slogan che vengono spesi con molta abbondanza su questo tema. Possiamo ricordarne qualcuno. Questa riforma farà l'Italia più semplice. Prima affermazione. Questa riforma farà risparmiare soldi, farà costare meno la politica. Terza affermazione: con questa riforma un politico su tre tornerà a casa, o nella versione ultima dell'altro giorno dovrà andare a lavorare. Piccola parentesi, io sono allibito del fatto che i politici a cui si riferisce questa formula che viene dal Presidente del Consiglio
formula generica, non dice tu tornerai a casa, è una percentuale, però è un'affermazione generale. Chiunque tra i politici attuali può cadere nella regola dell'uno su tre, che non ci sia stata una ribellione per la loro propria dignità, e dire ma come, tu vuoi mandare uno su tre a lavorare come se noi in questi anni in Parlamento non avessimo fatto nulla, fossimo dei profittatori, ce ne saranno anche, ce ne saranno anche, ma l'affermazione generale è un insulto, diciamo pure qualunquista, qualunquista. Lei non perde il filo, detto poi da uno che non ha mai lavorato in vita sua, perché, lo so, però diciamo, qui siamo liberi nel rispetto delle leggi, sì. Non ha mai lavorato, e naturalmente io questo lo dico qui in diretta, ci ascoltano tutti, io penso che nelle urne lui almeno 315 no dei senatori, dei familiari e delle corte dei senatori voteranno no. Lì abbiamo già uno, lo zoccolo duro. Però non osano dirlo. Perché, perché l'Italia, lo possiamo dire con lei, si ricorda, no? Badoglio, risponderemo. E questa è l'Italia. Aspettano che parole di Giampaolo Pansa, certo, di vedere, il Danassa e il parolaio fiorentino cada, perché poi è come il 25. Tutti, sì, certo. Una delle caratteristiche del popolo italiano, adesso non generalizziamo, è questa, cioè di salire sul carro che si presume sia del vincitore, e quando il carro comincia a rallentare o a avere le ruote che scricchiano, comincia la fuga, che è una brutta, diciamo così, la coerenza non è il forte. Del nostro popolo. Di pochi, lei è uno. Ma vabbè, non ma lo diciamo perché è la verità. Vabbè. Non è che ci ha pagato il panettone, forse, Presidente. No, certo, è la verità. Forse perché non ho abbastanza elasticità mentale. Quindi potrei dire così, quando mi viene un'idea, siccome non me ne viene una seconda, esatto, rimango fermo lì per tutta la vita. Rimaniamo. Allora, il discorso introduttivo, adesso abbiamo fatto una deviazione, mirava a questo appello a chi ci vede e che sarà un elettore a ottobre: informatevi, non cadete nella trappola degli slogan e non fate affidamento cieco a questa o quella persona, che sia il ministro, la bella ministra delle riforme, o sia il meno bello presidente del Consiglio, o che sia chiunque al posto loro. Qui non si tratta di fare atti di fiducia, si tratta di esercitare criticamente, consapevolmente, dopo essersi informati, dopo aver letto e cercato di capire il testo della Costituzione. Qui non so se mi è permessa una battuta, siccome mi è venuto da dire, la dica. Leggete il testo, e in particolare se non avete voglia di leggere tutto il testo, leggete il nuovo articolo 70 della Costituzione, lo trovate facilmente su internet, è un invito, diciamo, caloroso che voglio fare, perché secondo me già solo questa lettura orienta. È l'articolo, forse l'articolo centrale della riforma che riguarda il sistema bicamerale, cioè le funzioni del Senato. Ce l'ha lì sotto mano? Ma se ce l'avessimo potremmo cominciare a leggerlo, non arriveremo alla fine. Sì, non ce lo scaricano perché subito. È molto lungo. Lo so, ce lo scaricano subito. Dico, la battuta che faccio in questi casi è questa: mi piacerebbe avere i fautori di questa riforma, in particolare potremmo cominciare dal Presidente della Repubblica, Napolitano, che è stato definito il papà di questa riforma, il Presidente del Consiglio, la Ministra delle Riforme, e vorrei dire loro, come dicevano le nostre maestre o maestri nelle elementari, mi rivolgo a chi è più fresco di studi, Alessio, il nostro giovane, ricordate che
ci davano da leggere un testo, una poesia per esempio, e poi ci dicevano: adesso dite con parole vostre quello che avete letto. Ecco, mi piacerebbe avere qualcuno del sì o queste persone e dire: adesso non leggete pedissequamente, ma dite che cosa avete capito di questo testo. Ecco. Secondo me questo è già un buono stimolo per orientare il voto. Non si capisce niente, è tutto un rinvio da una norma all'altra, e si capisce alla fine una sola cosa, che invece di semplificare il procedimento legislativo, in realtà ne crea una quantità di 5 o 6, poi i numeri dipende dall'interpretazione, ma appunto una Costituzione che già nasce sotto il segno dell'equivocità, diciamo, non è una buona cosa, così come non è una buona cosa una Costituzione che non si capisce cosa voglia dire. Esatto. Una norma precedente è quella che riguarda la composizione del Senato. Adesso lei mi tolga la parola perché bisogna lasciare. Allora, la composizione del Senato, si ricorderà, era stata prevista in una prima fase come l'effetto dell'elezione indiretta da parte dei consigli regionali. I consigli regionali avrebbero scelto dei propri rappresentanti al proprio interno, avrebbero eletto, la formula è i senatori meno i 5 di nomina, insomma, ce l'ha lì il testo? Ce l'abbiamo. Sono eletti dai rispettivi consigli regionali. Poi la minoranza del Partito Democratico aveva detto: no, ci vuole l'elezione diretta perché è più democratica, sono i cittadini che devono essere messi in condizione di scegliere. Allora, con un tiramolla, cedimenti da una parte e dall'altra, si è trovata una soluzione di compromesso per cui in un comma di quell'articolo, che non so che numero sia, non è qui, adesso ce lo stanno prendendo, si dice che questi senatori eletti dai consigli regionali sono però quelli che sono indicati dai cittadini. Allora, difatti stanno lavorando per fare una legge elettorale, ma per stabilire le modalità di questa elezione, e non sanno come uscirne, perché o sono eletti dal consiglio regionale, allora vuol dire che il consiglio regionale è che sceglie, oppure sono indicati dagli elettori. Se sono indicati dagli elettori, il consiglio regionale non può più scegliere, ma potrà al massimo ratificare. Cioè, in uno stesso articolo della Costituzione c'è una insanabile contraddizione. Quindi il prodotto è un pasticcio, come è riconosciuto anche dai sostenitori. Ecco, allora, uno potrebbe dire: ma perché hanno voluto, perché si sono tanto incaponiti su questa riforma, al punto che il Presidente del Consiglio ha messo in gioco il suo governo? Allora, qui abbiamo uno, un giovane studente dell'Università di Catania che ha dato l'esame di diritto costituzionale e sa che cos'è la questione di fiducia. La questione di fiducia è un atto con cui il governo, il Presidente del Consiglio, lega la sua sopravvivenza all'approvazione di un testo. La questione di fiducia è nata nel rapporto Parlamento-Governo, cioè il governo dice al Parlamento: se tu non mi approvi questa mia proposta, io mi dimetto. Qui siamo di fronte a una mega questione di fiducia, perché il Presidente del Consiglio dice ai cittadini: se voi non mi approvate questa, io mi dimetto. Quindi, diciamo, lui esautora il Parlamento e chiede un supera plebiscitariamente. È un appello plebiscitario. Ma però naturalmente si mette in gioco. Forse all'inizio poteva ritenersi sicuro di vincerlo questo referendum come una passeggiata. Adesso i sondaggi, diciamo, non sono così univoci, e forse si sta anche un po' pentendo di quello che ha detto, perché da ultimo mi pare che abbia fatto qualche accenno, ha fatto sì, però, sì, mi dimetto, certo, però. Ecco. Però, professore, temo i greci anche quando mi portano i doni. E questi fiorentini
del Machiavelli e Guicciardini bisogna sempre stare attenti. Stare attenti. Soprattutto perché sono eterodiretti. No, cioè il peggiore presidente della Repubblica, non so se queste tre dichiarazioni contro Renzi le ha fatte per un gioco della parte, essendo in Toscana come i ladri di Pisa, perché ha cominciato a prendere le distanze da Renzi. Forse ha capito che l'embrione pensava di diventare re, invece lui non è re, lui deve ascoltare quello che dicono gli altri. Però non ho capito i riferimenti. Uno è il Fiorentino, e l'altro è il presidente emerito, che per me è stato uno dei peggiori presidenti che lo ha richiamato alla prudenza. Ma difatti lo stesso Renzi, se non mi sbaglio, negli ultimi giorni ha detto sì, mi dimetto, però stiamo a vedere. Allora, però esatto. Resta sempre la domanda: perché incaponirsi su una riforma di questo genere, che non semplifica, che non accelera, che creerà molte ragioni di conflitti, per esempio tra le due Camere? Esatto. Ecco. E qui la mia risposta è che c'è un gioco più grosso dietro, e cioè il Presidente del Consiglio deve, come dice lui con questo linguaggio da trivio, deve portare a casa la riforma per dimostrare ai suoi referenti esterni di avere in mano la situazione, di poter fare quello che vuole. E di ieri o dell'altro ieri questa affermazione, anche questa, ma io non so, i fiorentini una volta erano i depositari della buona lingua, da ultimo mi sembra che siano, ha detto la seguente cosa: se non passa questo referendum in Europa non ci fila più nessuno, non ci fila più nessuno. Allora è questo forse, ma il punto è che noi in Europa avremmo bisogno non di essere filati, ma avremmo bisogno di essere rispettati e di avere una voce autorevole per farla ascoltare in Europa. Filare, sottolineo il filare. Allora, questa mia esposizione, che forse finisce qui per dare spazio, potrebbe terminare con questo appello dal quale ero partito, cioè ai cittadini: non fatevi abbindolare né dalle voci per il sì, ma devo anche dire nemmeno dalle voci per il no, perché i cittadini in democrazia sono sovrani e per esercitare sovranamente il loro potere devono sapere quello che fanno. Allora, per concludere, riprenderei questa citazione che lei gentilmente mi ha ricordato, citazione di niente di meno che Primo Levi, da Se questo un uomo. Occorre essere diffidenti con chi cerca di convincerci con strumenti diversi dalla ragione, ossia con i capi carismatici. Dobbiamo essere cauti nel delegare ad altri il nostro giudizio e la nostra volontà, poiché è difficile distinguere i profeti veri dai falsi. È bene avere sempre in sospetto tutti i profeti. È meglio rinunciare alle verità rivelate, anche se ci esaltano per la loro semplicità e il loro splendore, anche se le troviamo comode perché si acquistano gratis. È meglio accontentarsi di altre verità più modeste e meno entusiasmanti, quelle che si conquistano faticosamente, poco a poco e senza scorciatoie, con lo studio, la discussione e il ragionamento, e che possono essere verificate e dimostrate. Però diciamo da dove lo ha letto, facciamolo vedere, inquadrato. Ah, sì, certo, giusto. Questa è la ripubblicazione di un piccolo breve studio di Arturo Carlo Jemolo. Dica chi è Arturo Carlo Jemolo. Arturo Carlo Jemolo è stato un grandissimo giurista che si occupava di diritto ecclesiastico e di diritto canonico, forse avrà studiato qualche cosa, ed era un cattolico
oggi lo si sarebbe stato definito da Prodi un cattolico adulto, cioè un cattolico che coltivava le sue ragioni di fede senza però chinare la schiena di fronte all'autorità gerarchica della Chiesa, perché la coscienza, nella sua visione, adesso lo dice anche il Papa, certo, Francesco, la coscienza, certo, è l'ultimo tribunale che vale più del dogma, più dell'autorità, la libera coscienza. Quindi anche voi fate esercizio di libera coscienza. Che cos'è la Costituzione? Questo libro fa parte, libretto, fa parte di una serie di altri libri, per esempio c'è un altro di Paolo Barile, che era, sì, un allievo di Piero Calamandrei, fiorentino, non tutti i fiorentini sono uguali, certamente, che prima del entrata in funzione dell'Assemblea Costituente aveva in qualche modo dissodato il terreno, ponendo sul tavolo i problemi, le alternative possibili e facendo opera di acculturazione giuridica. Allora, se noi confrontiamo quell'epoca là con l'epoca nella quale la riforma è stata fatta con la firma Renzi-Boschi, ci accorgiamo che è passato un millennio e un abisso separa quell'epoca dalla nostra. Provocatoriamente, viste che in questi giorni hanno fatto delle ristampe, era meglio avere un Carl Schmitt che una... Non lo dico. Andiamoci piano, perché Carl Schmitt era... No, ma almeno sapevamo, questi, almeno lui voleva imporre, no, una linea strategica, il giurista, ricordiamo, diciamo, del Terzo Reich. Però questi invece vengono eterodiretti e non conoscono la Costituzione. Questo è il dramma vero. Perché c'è l'articolo del professor Pasquino, dice: ma quando questo Renzi dice i due mandati, ma glielo spiegano che la Costituzione italiana è completamente diversa, o pensa di essere diventato Obama? No, un Charles de Gaulle. Sì, Obama, perché anche Obama. Ma quella è già Repubblica Presidenziale. Charles de Gaulle però non era, il povero Renzi credo che sia come lo Schaffer, è tutto, che pensa di essere... Ogni giorno può avere la sua verità, esatto, domani si pensa diversamente. Però, bisogna, però, sì, però, adesso non facciamo l'elogio di Carl Schmitt, che è stato per un certo numero di anni il giurista ufficiale. Però sapeva leggere e scrivere. Certo. E questa è la differenza. Ecco, è meglio... ecco, potremmo concludere così, con una citazione evangelica. Carl Schmitt sapeva quel che si faceva. Forse i nostri non sanno quel che si fanno, e quindi potremmo dire loro: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Alessio, questo è l'articolo 70 che le collaboratrici, perfetto. Allora, intanto, prego. Ma io innanzitutto penso che il sovvertimento, diciamo, dei valori che fondano la nostra Costituzione, il tradimento di quel progetto politico e giuridico che era la nostra carta costituzionale, non sono una scoperta, diciamo, recentissima. In realtà è già da qualche decennio che i valori su cui si fonda il nostro ordinamento, su cui si fonda il patto sociale che fonda la nostra società, sono in crisi. E sono in crisi perché è cambiato il contesto storico di riferimento, come ovvio che sia, e sono in crisi perché oggi si assiste a un mutamento delle forme di organizzazione politica. I partiti sono diventati strutture liquide, i sindacati purtroppo escono molto indeboliti e vengono spesso attaccati anche dall'attuale partito di governo. C'è una delegittimazione di fondo delle organizzazioni sociali di riferimento, è un leaderismo, un accentramento nella persona di un leader forte e carismatico che suscita dubbi sul futuro e anche preoccupazioni. Non è soltanto con una revisione formale della Carta Costituzionale o con una legge elettorale, che pure sono temi importantissimi, che si ribalta e si modificano i valori su cui si fonda una società. Io penso ad alcuni provvedimenti che sono stati emanati negli ultimi anni e che sono stati emanati anche da questo governo. Il Jobs Act è un provvedimento che precarizza il lavoratore, riduce le tutele e va a compromettere quello che è il diritto costituzionale al lavoro,
sul quale si fonda il nostro ordinamento costituzionale, la Repubblica fondata sul lavoro. La buona scuola va a compromettere, va ad aziendalizzare, a costruire un modello quasi simil privatistico all'interno e manageriale all'interno delle scuole, e va a compromettere il diritto allo studio e lo sviluppo di un sapere critico all'interno delle scuole. La riforma universitaria che fu fatta dalla Gelmini, anch'essa portatrice di conseguenze nefaste per il sistema universitario nazionale. Tutti questi provvedimenti si inquadrano in un'ottica di smantellamento dell'ordine costituzionale e di alcuni principi cardine della Carta. Certo, noi oggi assistiamo a un potere di una oligarchia finanziaria europea che si impone agli stati nazionali ricattando i parlamenti, svuotando quasi il contesto politico, il dibattito politico. Pensiamo al caso greco, dopo un referendum che ha visto una vittoria molto significativa del rifiuto di un programma di austerità, questo un patto addirittura forse peggiore di quello sottoposto al voto popolare è stato poi firmato. Io credo che si assiste proprio a un'ingerenza del mercato all'interno della decisione politica e all'interno anche della decisione in ordine all'ordinamento costituzionale degli stati. Nel 2013 la JP Morgan, che è una delle più grandi banche di investimento al mondo, scriveva un report nel quale suggeriva caldamente gli stati dell'Europa meridionale di revisionare le proprie costituzioni antifasciste perché portatrici di valori che avevano troppe influenze con i sistemi socialisti, perché prevedevano tutele costituzionali dei diritti dei lavoratori, prevedevano la possibilità di protestare come se fosse una cosa dell'altro mondo in caso di sgradite modifiche dello status quo. Cosa suggeriva la JP Morgan per revisionare le costituzioni del Sud Europa? Suggeriva di rafforzare i poteri degli esecutivi. Ed è esattamente quello che sta avvenendo. In questo momento il Parlamento italiano, ma è un processo che si estende in chiave europea, vengono totalmente delegittimati, mortificati, ricattati, e si assiste a un rafforzamento, a un accentramento del potere nelle mani dell'esecutivo, o meglio, del capo dell'esecutivo, che potrà, con una legge elettorale come l'Italicum, controllare i propri parlamentari e piazzare i propri fedeli con un premio di maggioranza che trasforma la minoranza di un paese, perché questo è importante dirlo, la minoranza di un paese in maggioranza di governo. E con uno sfasamento degli organi di garanzia di questo paese, di tutte le costruzioni che erano state fatte all'interno del sistema di check and balance, all'interno della Costituzione. Perché è come se fosse un sistema a orologeria, basta spostare un ingranaggio e comincia a sfasare un po' tutto. Certo, è molto preoccupante che la finanza suggerisca di modificare le costituzioni. Viene quasi da chiedersi se questa Costituzione risponda, questa nuova Costituzione targata Renzi-Boschi, risponda alle esigenze costituzionali, istituzionali di questo Paese, o se invece risponda alle esigenze di un'alta finanza che forse vuole soltanto dei governi più forti, che possano soffocare anche i conflitti territoriali, per poter poi essere più facilmente controllabili da parte di una finanza senza confini ormai. Purtroppo è il lato oscuro della globalizzazione, e io credo che dobbiamo anche interrogarci sul metodo con cui è stata portata avanti questa riforma costituzionale. Al di là delle forzature parlamentari che hanno visto la discussione della Costituzione in seduta notturna, che secondo me è un qualcosa veramente di molto preoccupante, hanno visto non sul DDL costituzionale, perché non è possibile, ma su molte altre leggi, anche sulla legge elettorale, hanno visto continue questioni di fiducia con il ricatto del capo del governo: se votate contro andiamo tutti a casa, come se lui fosse, anche quest'ottica un po' dopo di me il diluvio, come se lui fosse indispensabile al futuro del paese. Io questo lo dissi intervistando... Non porta fortuna. E infatti, ricordiamolo, dopo di me il diluvio se ne andarono tutti a casa, no? Il re di Francia. Sì, probabilmente un po'... Così, Luigi XV. Perché il 14 vorrei esserlo anch'io, lo Stato sono io, ma insomma anche... Luigi XV, quindi intervistai, prego. Sì, no, dicevo, forzature parlamentari, ricatti al Parlamento, per non parlare del peccato originale che contraddistingue questa legislatura, è che la sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il Porcellum, cioè la legge elettorale tremenda con la quale è stato eletto questo Parlamento. Addirittura la Corte Costituzionale dice che il Porcellum ferisce la logica della rappresentanza democratica,
ferisce, sono parole pesanti come macigni. È impensabile ritenere che questo Parlamento sia politicamente legittimato ad attuare una riforma organica, tra le altre cose, della Costituzione, perché vengono modificati una cinquantina di articoli, credendo poi di poter sanare questo deficit, questo vulnus democratico, con un referendum plebiscito che va a legittimare soltanto e rafforzare la figura del capo, che ha puntato tutto su questa scadenza. Poi il governo ha presentato questo disegno di legge con una certa sfacciataggine, perché diciamo che mentre il governo rappresenta una parte del paese, una fazione per definizione, cioè la maggioranza e l'opposizione, il Parlamento invece è il luogo principe in cui trovano una loro composizione gli interessi generali e la rappresentanza politica. Il nostro sistema costituzionale l'ha tarato sul proporzionale puro, quindi quelle soglie per l'elezione degli organi di garanzia significavano, o per la modifica della Costituzione, stavano a significare un patto nel paese, una larga adesione di forze politiche, un po' su un modello del patto costituente che aveva visto appunto un patto tra forze politiche anche di astrazione culturale e politica profondamente differente. Il fatto che adesso, con una legge elettorale come che ha eletto questo Parlamento come il Porcellum, che consegnava un premio di maggioranza al partito di maggioranza relativa senza una soglia minima, porta a scardinare tutti questi equilibri e ha portato alla modifica da parte di una maggioranza che non sarebbe stata tale se si fosse votato in un sistema costituzionalmente legittimo. E loro hanno l'arroganza non solo di portare avanti l'ordinaria amministrazione, ma di modificare la Costituzione. E io credo che questo sia importante. Il governo è espressione degli interessi particolari e non di quelli generali. Dovrebbe astenersi dall'iniziativa in sede di revisione costituzionale, che pure è legittima, però è quantomeno inopportuna. Il Parlamento dovrebbe essere la sede in cui si discute della Costituzione e della revisione costituzionale. I ricatti del governo lasciano il tempo che trovano. Dopo di me il diluvio. Renzi continua a dire di essere indispensabile per questo paese, perché probabilmente crede che i 60 milioni di abitanti non ce ne sia uno che possa sostituirlo. Sarà insostituibile, però ce n'è uno a Francoforte in pole position. Forse pericoloso vero. Anche forse lui è vero, forse è vero, però credo che vada letto nel suo disegno complessivo, che è un disegno in cui i mercati vogliono entrare nelle politiche nazionali, in cui i mercati vogliono imporsi ai parlamenti, vogliono soffocare il conflitto, e in cui la politica soggiace agli interessi dell'economia. È assurdo che in questa Europa, che non è affatto l'Europa voluta dai padri fondatori, che era un'Europa invece dei diritti, dell'accoglienza, della pace, è assurdo che in questa Europa si dia priorità agli interessi dell'economia o agli interessi della finanza, delle banche, piuttosto che a quelli dei cittadini. Credo che l'Europa debba assolutamente rifondarsi su altre basi che devono essere totalmente diverse, meno economiche e più sociali, perché sennò veramente rischiamo un'implosione, una catastrofe senza precedenti. La ministra, prego. Mi ha particolarmente colpito, e ci tengo molto a dirla, la ministra quando c'è stato il confronto ha detto nelle sue risposte una cosa, io questa risposta l'ho trovata un pochino evasiva, assai insoddisfacente su certi punti, però ha detto una cosa che mi ha particolarmente colpito. Ha detto: questo governo è stato incaricato dal presidente Napolitano di riformare la Costituzione. Già abbiamo visto la famosa commissione dei saggi sotto il governo Letta e così via. Ma io mi chiedo: può un organo di garanzia come il Presidente della Repubblica incaricare un governo e tracciare il disegno politico che questo governo deve seguire? Il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione, è un organo di garanzia, dovrebbe essere terzo e imparziale per quanto possibile. Io trovo preoccupante che venga chiesto a un governo di modificare la Costituzione, che venga indicato un percorso politico. Napolitano, tra l'altro, ha avuto un'influenza notevole sugli ultimi governi, i cosiddetti governi del Presidente, secondo me sforando da quelle che sono le funzioni che gli sono costituzionalmente assegnate. E trovo questo molto preoccupante. Io non so se la ministra si sia resa conto della gravità delle sue parole, perché dire che il governo è stato incaricato da Napolitano per fare riforme costituzionali è, secondo me, espressione di una scarsa sensibilità istituzionale e forse anche di una preoccupante deriva
che il nostro ordinamento sta assumendo, in cui la persona, i leader assumono una posizione centrale e gli organi rappresentativi della rappresentanza democratica, della rappresentanza politica vengono sempre più sminuiti e delegittimati. Presidente Zaglebeschi, una riflessione. Sono stato travolto dall'eloquenza. Due riflessioni. Veramente nessuno si è ribellato perché questo Parlamento, eletto con una legge incostituzionale, ha continuato a vivere e a legiferare. Secondo, qui siamo sempre a quel gioco sottile dei bizantinismi, la Corte dovrà pronunciarsi sull'Italico, ma addirittura sembra che il 2 di ottobre il governo voglia andare alle urne non attendendo il responso della Corte Costituzionale, quindi noi potremmo trovarci con un'ulteriore legge incostituzionale. Ma che paese è questo? Dunque, sulla prima questione è già stato detto, questo è un Parlamento che è stato formato sulla base di una legge dichiarata incostituzionale per una ragione, diciamo per due ragioni, no? Uno perché, ricorderanno i telespettatori in streaming, si diceva era un Parlamento di nominati e non di eletti, cioè le candidature provenivano dall'alto, esatto, dalle segreterie dei partiti, e gli elettori avevano solo la possibilità, diciamo così, di votare per una lista o per un'altra, ma dentro la lista i giochi erano fatti. Ecco. In quel collegio, seconda, se c'erano 10 eletti, i primi 10 erano i deputati, esatto, era inutile fare campagna elettorale. La seconda ragione di incostituzionalità era il premio di maggioranza che veniva assegnato alla lista o la coalizione, allora, che avesse avuto anche solo un voto più degli altri. Quindi se una lista aveva il 20,1% e gli altri solo il 19%, prendeva il premio che la portava al 55% di rappresentanti in Parlamento, quindi una distorsione della rappresentatività. Ora, principi elementari del diritto dicono che se è invalida la procedura sulla base della quale si determinano le composizioni degli organi, l'organo è invalido. Mi sembra una cosa, non c'è bisogno di essere dei sommi giuristi, no? I giuristi medievali distinguevano la illegittimità del potere a seconda che il potere fosse illegittimo, dicevano ex defectu tituli, cioè perché mancavano era difettosa la loro investitura. Il caso tipico era quello del tiranno che aveva, esatto, ucciso il suo predecessore, aveva preso il potere contro le regole della successione, eccetera. Oppure il potere diventa illegittimo, si dice con una formula meno quod exercitium, cioè il potere può essere stato assunto legittimamente, ma se esercitato male diventa illegittimo. Allora qui siamo in un caso tipico di illegittimità ex defectu titoli. Ora, questo è un punto che andrebbe chiarito per chi ci ascolta. Non so se tu l'hai fatto alla ministra questo chiarimento, perché normalmente si dice sì, ma dovete leggerla tutta la sentenza numero 1 del 2014. E effettivamente, se uno la legge tutta, trova un ultimo numero nella motivazione in cui, tra l'altro, che poteva benissimo non esserci, c'è stato un po' lì la Corte si è un po' espansa, perché normalmente la Corte non regola gli effetti delle sue sentenze. Gli effetti delle sentenze sono stabiliti dalla Costituzione, sono automatici, diciamo così. Ma lì la Corte ha detto: va bene, c'è l'illegittimità del titulum, però non si può immaginare che ci sia un paese che non ha il Parlamento. Con la continuità dello Stato.
principio di continuità degli organi essenziali dello Stato. E quindi ha detto questo Parlamento può rimanere in Parlamento illegittimo, però per un altro principio, la continuità, può rimanere in carica per fare le cose necessarie, la normale amministrazione. Cioè quelle cose che è necessario che possano essere fatte, se no viene meno la continuità. Ecco. Anzi, vengono citati alcuni casi come la conversione dei leggi, cioè tutte cose, tutti casi eccezionali, lì si, insomma, si capiva che cosa la Corte ha voluto dire. La Corte ha voluto dire non è che dopo la mia sentenza siamo senza Parlamento, siamo con un Parlamento illegittimo, si faccia come negli altri casi citati il più in fretta possibile per ristabilire la legittimità, la legalità costituzionale. Invece, invece no, invece si è detto vabbè, tutto può continuare come se, in fondo, come se la sentenza della Corte non ci fosse stata. Tra l'altro aggiungo, se venisse approvata in prossimità della cadenza della legislatura, in fondo non siamo molto lontani, una nuova legge uguale, la Corte Costituzionale la dichiara incostituzionale, si forma il nuovo Parlamento, perché i tempi sono di nuovo, con la vecchia legge, di nuovo per il principio di continuità ci terremo per 5 anni un Parlamento eletto con una nuova legge ugualmente incostituzionale. Cioè è una cosa, lei chiedeva ma nessuno ha protestato, ma qualcuno sì, ma però siamo stati diciamo subissati, certo. Da invece un coro, esatto. Di, ma lo dicevamo prima, l'Italia è un paese dove sono più numerosi che quelli che si adeguano, che mettono le vele al vento, salvo però poi quando le cose cominciano a franare, ricordarsi, questo argomento qui adesso, vediamo come vanno a finire le cose, poi si mescolano cose molto diverse, le elezioni amministrative, il ballottaggio di domani, se questa coalizione di interessi politici frana, ne vedremo delle belle, magari a qualcuno ritornerà in mente che i giuristi medievali distinguevano due tipi di illegittimità. Allora, abbiamo dei telespettatori, prego. Buonasera a tutti. Abbiamo gli utenti che ci seguono sulla pagina Facebook Referendo Costituzionale che hanno delle domande per i nostri ospiti. Giorgia ci chiede, ma con la riforma non avremo una maggiore stabilità parlamentare? A chi la domanda? È rivolta ai nostri ospiti, Presidente. Non hanno specificato a chi. Una maggiore stabilità parlamentare, cioè questo vuol dire, se interpreto la domanda, si fanno le elezioni, qualcuno vince e, come dice il ministro delle riforme, il grande pregio del nuovo meccanismo costituzionale e elettorale è questo, quando si vota la sera stessa, si sa chi ha vinto. Allora uno potrebbe cominciare con osservare che è una visione un po' riduttiva della democrazia, no? Si va a votare, uno vince e gli altri sono sconfitti. La democrazia dovrebbe essere un regime molto più, un sistema di governo molto più complesso, in cui non esiste chi vince nel senso bellico della parola, no? Invece qui si dice che cioè uno vince e poi per 5 anni gli altri non contano nulla, è proprio una vittoria campale, no? E gli altri nei 5 anni successivi non contano nulla, al massimo possono cercare di riorganizzarsi per vincere a loro volta la seconda tornata della guerra, ma la democrazia è una cosa diversa, a mio modestissimo parere. Nella democrazia certo si va a votare e nelle elezioni c'è qualcuno che prevale, no? Questo, ma non è che vince in quel senso, prevale, e chi prevale si assume il pesantissimo onere di governare
tenendo insieme sì. il quadro in cui non ci sono vincitori e vinti in quel senso lì, tenere il quadro. Quando la democrazia, lo diceva, lei citava prima Carl Schmitt, il suo antagonista era Hans Kelsen, esatto. e diceva che la democrazia è un regime basato fondamentalmente sul compromesso. Adesso questa espressione è ambigua, ma sta comunque a dire proprio quello che dicevo prima, che le procedure della democrazia se sono democratiche non devono implicare che alla fine c'è solo più uno e l'altro è sparito. No, bisogna trovare modi della convivenza. Lui diceva compromesso, io direi forse convivenza tra tutti. È chiaro che col premio di maggioranza chi vince, nel senso che si diceva prima, disporrà di una maggioranza assicurata per un meccanismo legale, no? Esatto. Però guardiamo che cosa sta succedendo, per rimanere proprio ai dati che tutti possono constatare in questi giorni. Che cosa sta succedendo per i ballottaggi nei grandi comuni? In fondo il sistema elettorale maggioritario è simile al ballottaggio, cioè anzi nel sistema elettorale dell'Italicum è previsto il ballottaggio se nessuno ha ottenuto nella primo turno quel 40% dei voti. Allora nel ballottaggio vince, per l'appunto tra virgolette, il partito, diciamo così, che ha ottenuto anche un voto in più. Allora, per avere quel voto in più, i candidati sono disposti a prendere tutto quello che è prendibile. Facciamo il caso della mia città, esatto. di Torino. Adesso non do nessun giudizio constato. C'è un candidato del PD e c'è una candidata del Movimento 5 Stelle. Allora, ma dico, non do nessun giudizio comparativo perché tutti e due stanno facendo le stesse cose. Ma prendiamo la candidata del Movimento 5 Stelle. Naturalmente non si chiede ufficialmente il sostegno, per esempio, di Borghezio, che rappresenta l'ala più scatenata della Lega, ma si dice certo che se gli elettori della Lega e di Borghezio mi votano, non mi va benissimo. Io sono il sindaco di tutti. Dall'altra parte però ci si rivolge anche agli sconfitti usciti a sinistra dal PD, agli elettori di Airaudo. Esatto, la sinistra italiana. Quindi in realtà quando si dice con questo sistema non si fanno gli inciucci, formula del nostro Presidente del Consiglio, no? Noi non useremmo questa espressione, gli inciucci, ma capiamo che cosa vuol dire, e si dice una verità parziale, cioè non si faranno gli inciucci dopo perché li si è fatti prima. Per ottenere quell'ampio arco di forze che sostengono la tua candidatura nel ballottaggio. Ora, coloro che ti hanno dato il supporto elettorale prima, nella politica non si fa nulla gratuitamente, dopo chiederanno che si paghino i conti. Allora, diciamo, apparentemente, ecco, questo è l'invito ai nostri concittadini elettori, riflettete, perché spesso vi si dicono verità parziali e le verità parziali sono menzogne. Qui la verità parziale consiste, verità, nel dire che gli inciucci non si fanno dopo, ma si tace il fatto che si fanno prima. Abbiamo altre domande? Abbiamo altre domande, sì. Qui rispondi tu. Allora, c'è Virginia che chiede in che modo il Parlamento è stato ricattato dal governo per approvare questa riforma. Ma allora, diciamo che il Presidente del Consiglio, in generale il governo, ha sempre posto questa riforma come al centro di ogni programma che ha portato avanti, ha minacciato il Parlamento ripetutamente di elezioni anticipate, dicendo ai senatori: cari senatori, o vi approvate la riforma che cancella
sostanzialmente, anzi modifica in maniera molto forte questa Camera, trasformando il nostro bicameralismo perfetto in un bicameralismo assolutamente confuso e pasticciato, oppure voi andrete a casa perché io mi dimetto, come se fosse lui tra l'altro a sciogliere le Camere, quando in realtà sappiamo bene che non è il Presidente del Consiglio che scioglie le Camere, ma è il Presidente della Repubblica. Quindi il fatto che un governo dica dopo di me si va al voto e voi andate tutti a casa se non approvate quello che dico io, per me è una forma di ricatto politico e anche una